Benvenuti, ultima puntata prima della pausa estiva con cronache e approfondimenti sui 17 obiettivi firmati dall'Italia e dai paesi delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile mondiale. Parliamo dell'Agenda 2030. Da Torino a Catania 12 tappe per il Giro d'Italia del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale. Una mappatura delle strategie in funzione delle diverse realtà economiche e bisogni del territorio, con una particolare attenzione alle città del Sud Italia. Abbiamo creato la Boriusa per introdurre in Sicilia il crowdfunding. In Sicilia si può fare sostenibilità, con la Boriusa abbiamo comprato le parrucche per la chemioterapia per le donne meno abbienti, stiamo brandizzando il reparto di chirurgia pediatrica con un vero e proprio circo, abbiamo sostenuto la Casa di Toti, un albergo per il dopo di noi per ragazzi con autismo. Essere plastic free per un ristorante non è una scelta semplice, perché da pionieri abbiamo ovviamente incontrato difficoltà nel reperire tutti i prodotti. Abbiamo stimato un impatto in termini di costo in più per singolo punto vendita di circa 10-15 mila euro annui. Queste sono scelte che non si devono ripercuotere poi in termini di costo sul consumatore. Parlo di un aumento dei costi che va a bilancio come un'attività appunto di comunicazione. Un investimento in corporate social responsibility è in genere un investimento da parte dell'impresa, perché ovviamente vuole aumentare il proprio impatto sociale. La propria utilità. It's time for a worldwide awakening. Sono molto fiera di presentare l'Oceanic Awakening, un movimento globale, perché Wärtsilä, attraverso le sue due grandi business unit, lo Smart Marine e lo Smart Energy, vuole proporsi al mercato con una nuova tecnologia in grado di rendere il suo stesso business e le città sostenibili. Tutti i dipendenti Wärtsilä, siamo circa 18.000 nel mondo, siamo stati sensibilizzati a cercare di produrre ed usare sempre meno la plastica, cercare di riciclare. I territori in questa sfida globale possano mettere in piedi un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità. Per fare questo, a mio avviso, c'è un punto fondamentale: proprio l'università deve cambiare i propri modelli formativi, altrimenti ci sarà un gap tra quello che è il mondo del lavoro, quello che chiedono le imprese che vogliono andare verso lo sviluppo sostenibile, e quello che la scuola e l'università invece offre. Viaggiare rispettando ambiente e persone. Cresce il settore del turismo responsabile per vacanze a basso impatto. Vediamo. Nel 2018 abbiamo toccato il record di 428 milioni di turisti. Una caratteristica importante proprio del turismo in Italia è il fatto di avere forti concentrazioni territoriali ma anche temporali. Sappiamo che il 40% addirittura dei flussi turistici sono concentrati nei 50 comuni più attrattivi. A fronte di queste concentrazioni così evidenti, appare assolutamente urgente provvedere attraverso politiche di diversificazione dell'offerta e di ridistribuzione appunto dei flussi anche verso mete turistiche minori. In questo in realtà il nostro paese ha una grande carta da giocare ed è rappresentata dall'offerta culturale, dal patrimonio culturale. Nell'ultimo rapporto annuale stimavamo come l'attività turistica è fortemente inquinante, il 6% per esempio dei gas serra. In termini energetici consumano circa il 5,5% delle risorse energetiche complessive. Ecco perché accanto a portali come Booking e Airbnb sono nate diverse piattaforme che riuniscono strutture, luoghi ed esperienze sostenibili. Airbnb, ad esempio, devolve il 7,5% di ogni prenotazione a progetti sociali sul territorio. O ancora Ecobnb, che conta circa 3.000 strutture in Italia e nel mondo. E non era per niente facile, quando dovevamo viaggiare, andare in rete, trovare hotel ecologici, bed and breakfast ecologici. E quindi abbiamo pensato di creare una piattaforma. L'aereo o le navi da crociera hanno un impatto ambientale molto forte, quindi quello che cerchiamo di fare è di promuovere un turismo diverso e le strutture ricettive che stanno investendo in un futuro migliore, che ad esempio hanno l'energia pulita, usano cibo biologico e locale, fanno la raccolta differenziata oltre l'80%, promuovono la mobilità sostenibile. Soluzioni di viaggio che riavvicinano la natura, dal woofing, ovvero la possibilità di soggiorni gratuiti in fattorie e realtà agricole in cambio di lavoro in queste aziende, al pernottamento in capanne di pietra costruite a mano. Settore che offre spazi a nuove idee e start-up anche per il rilancio e la scoperta di aree meno note o in difficoltà. Recuperare un bene pubblico tramite una costituenda cooperativa di comunità
tramite appunto un campeggio, usufruendo di una startup sempre nel nostro territorio, nata all'indomani del terremoto da ingegneri di abruzzesi, e hanno sviluppato una tenda che si chiama Atomo, sollevata tra gli alberi. Il campeggio non a caso si chiama Wake Up Camp, cioè svegliarsi dopo un lungo periodo dove questo territorio è stato colpito da molte emergenze. Oggi vorremmo mettere a fuoco in particolare ciò che la sostenibilità significa già, ma soprattutto potrà significare nel futuro per il business. Quando sul lato della domanda esiste un cambiamento strutturale delle preferenze, allora il settore privato si aggiusta. Storicamente questo ha prodotto dei cambiamenti strutturali importanti. Mentre ritroviamo nel consumatore di prodotti una crescita di consapevolezza importante negli ultimi anni, dovuta da un lato alla crescita di informazioni sugli impatti che hanno i nostri comportamenti, dall'altro lato una riduzione significativa dei costi connessi agli acquisti sostenibili. C'è una divaricazione nel benessere, le classi medie non esistono quasi più e attraverso l'economia digitale possono trovare delle opportunità di benessere scegliendo prodotti che costerebbero di più se uno dovesse uscire di casa, prendere la macchina, il motorino. E ora alcuni dei prossimi appuntamenti. Aureolo Romano, in provincia di Viterbo, il meeting delle comunità dei borghi autentici d'Italia. 4 giorni per riflettere insieme sulla correlazione tra qualità ambientale, stili di vita e il futuro delle comunità locali. Dal 31 agosto al 7 settembre, una settimana dedicata allo sviluppo sostenibile tra lezioni teoriche, lavori di gruppo ed esercitazioni, in collaborazione con ASVIS, 8 università milanesi e la Fondazione Eni Enrico Mattei. Iscrizioni aperte fino al 28 giugno. L'appuntamento a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, è rivolto ad amministratori locali e mondo scolastico. Ospite anche Michel Corinman, emerito di geopolitica alla Sorbona di Parigi. Al Senato il convegno sulla valutazione del ciclo di vita di un prodotto o un servizio e del suo impatto ambientale. Grazie per essere stati con noi, buone vacanze! Continuate a seguirci sui nostri canali e l'appuntamento settimanale con noi torna a settembre. Grazie a tutti!